questo momento davanti alla Madonna, chiedere per loro se noi siamo stati dei veri suoi figli, se invece di distinguerci e di segnalarci per la bontà del cuore, ci siamo invece distinti e segnalati perché siamo stati un po' monelli nei pensieri, nelle parole, negli atteggiamenti, e addirittura ci siamo anche scordati di fare il bene. Allora vogliamo chiedere perdono al Signore per l'intercessione della sua Madre Santissima, sapendo che Lui è eternamente misericordioso verso ciascuno di noi. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli, per molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. Gli angeli santi e voi fratelli, vi pregate per me. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che hai chiamato molti popoli dell'Oriente alla luce del Vangelo, come la predicazione apostolica di San Francesco Saverio, fa che ogni comunità cristiana parla dello stesso fervore missionario, perché su tutta la terra la Santa Chiesa si avviti i nuovi figli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio di Dio, e riverenda con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. In quel giorno preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse più grande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli straperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la colpa distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni corpo. L'ignominia del suo popolo farà scomparire la tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. Parola di Dio. Abiterò nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita. Abiterò nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita. Il Signore è mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare. Ad acque tranquille mi conduce. Rinfranca l'anima mia. Abiterò nella casa del Signore. Mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome, anche se vado per la valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone e il tuo incasso mi danno sicurezza. Abiterò nella casa del Signore, il giorno della mia vita. Davanti a me, tu prepari la mesa, sotto gli occhi dei miei nemici, ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Abiterò nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagni tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Abiterò nella casa del Signore. Aleluya, aleluya, aleluya.
trovo preparata e conforta. In quel tempo Gesù giunse verso il mare di Galilea e salito sul monte e lì si fermò. Attorno a lui era una molta folla, recando con sé topi, sordi, ciechi, sordi e molti altri malati. Li deposero ai suoi piedi e lei li guarì. Tanto che la folla era piena di stupore nel vedere i muti che parlavano, gli sordi guariti, gli zoppi che camminavano, i ciechi che vedevano, e lodava il Dio di Israele. Allora Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse: sento compassione per la folla, ormai 3 giorni stanno con me e non hanno da mangiare. Non voglio rimandare i giorni perché non venga meno lungo il cammino. E i discepoli dissero: come possiamo trovare in un deserto tanti panni da sfamare una folla così grande? Gesù domandò loro: quanti panni avete? Dissero: 7 e pochi pesciolini. Dopo aver ordinato alla folla di sedersi per terra, prese i 7 panni e i pesci, prese grazie, li spezzò e li dava ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà. Portarono via i pezzi avanzati, 7 sporte piene. Parola del Signore. Oggi sono con noi i ragazzi di terza elementare, e che si fa a catechismo in terza elementare? Si gioca, lei vai, era meno male. Poi si lavora, si gioca, si lavora, si prega, ecco, poi si fa la si prega, poi si scopre la mia vita, insomma, a catechismo si fa un po' tutto, e invece noi non parlate di catechismo. Com'è il catechismo vostro? Yeah.
dobbiamo farlo. I comandamenti ci dicono: non fare questa cosa perché è brutta, ma fai il bene, no? Ad esempio, non rubare, c'è un comandamento, che sapete il suo comandamento, perché dice non rubare, quello vuol dire che bisogna essere delle persone corrette, bisogna essere delle persone oneste. Israel. Israel è una donna vissuta.
Pure la parola che arriva anche la penitenza,
ma sentiamo, ma di quanti si confessa? Ma di quanti si confessa? Sapete cosa? Uno sente il cuore una grande gioia.
andare all'estetista, al parrucchiere, sì, andare al parrucchiere o al parrucchiere, okay? No, dobbiamo incominciare a non fare più peccati, perché facendo così diventeremo bellissimi come bella la Madonna. Santifica il tuo cuore, Signore. Tutte, tutte, Maria, state con la Signore.
maestri, con la sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua benevolenza, unita agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo un inno della tua lode. Come diceva così in terra.
secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Comprate gioia sacrata di un segno di pace. Thank you.
e poi i bambini partiranno un breve ritornello che insomma però abbiamo imparato. Andiamo durante il canto insieme, va bene? Sì, sì. Come è andato? Aspettate. Ave Maria, piena di grazia.